Un salve a tutti voi, ben ritrovati nuovamente qui in questo mio consueto appuntamento. Come potete notare, questa è una diretta, quindi cominciate a formulare i numeri che vedete in sovraimpressione per parlare in diretta con me. Una domanda e una risposta. Io cercherò di prendere poche chiamate, ma buone. Cosa vuol dire? Cercherò di dare spazio a persone che non hanno mai chiamato e che comunque che non chiamano da tanto tempo, e cercherò di fare dei consulti un po' più approfonditi, quindi cercare di accontentarvi un po' di più. Ben ritrovati nuovamente in diretta. Io sono sempre qua felicissimo di entrare nelle vostre case in punta di piedi, perché so che voi mi aspettate, so che sono 15 anni che mi seguite con fede e questo veramente mi rende molto felice. Chiedo venia per la voce tremante, mi è sempre un'emozione entrare a casa vostra, perché se io sono qui da 15 anni e il merito è solo vostro, voi che mi chiamate, voi che mi scegliete, voi che mi sostenete, perché se non ci fossero le vostre chiamate io sicuramente non sarei qui da 15 anni. E perché io ho tante chiamate e ho tanto pubblico? Ve lo spiego, signori miei. Perché da 15 anni non ho mai portato un'immagine, una maschera, ho sempre portato me stesso, così nella vita reale, così nella vita privata, così in TV, sono così nel bene o nel male, anche quando devo dire un responso negativo o mi devo arrabbiare con qualcuno, non mi sto a preoccupare se sto davanti a una telecamera, perché chi mi segue, chi ha fiducia e stima di Christian, lo accetta così com'è, anzi sceglie questa verità, perché oggi in tanti finti moralisti e tante coperture e copie false, la gente vuole verità, verità assoluta, e questo è quello che trovate ogni qualvolta voi chiamate i miei codici. Codici attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, perché voi ormai lo sapete che noi non chiudiamo né a Natale né a Capodanno né la domenica né per la Madonna. Noi H24 abbiamo personale a vostra disposizione, ma parliamo di personale valido e preparato. Sì, signori miei, è proprio così, anche di notte. Qualcuno può dire: ma chi chiama di notte? Chiamano. Io stanotte alle 3:30 ho fatto consulti di cartomanzia, quindi la gente non ha un orario ben preciso, c'è chi è libero di notte, c'è chi è libero di giorno. A volte capita che qualcuno fa un sogno brutto e allora dice: aspetta, che lo voglio raccontare a Christian, lo voglio raccontare alle cartomanti di Christian, voglio un consiglio. Ecco perché noi siamo sempre attivi, perché sappiamo che voi avete bisogno di noi in qualsiasi momento della giornata e della notte. Io inizierei salutando le cartomanti siciliane, le mie cartomanti, il mio vanto. Le persone che mi supportano veramente tanto, che senza di loro il mio centralone non potrebbe esistere. Perché, signori miei? Perché voi, è ovvio che volete me in prima persona, no? Però quando poi provate le mie ragazze vi rendete conto che sono no brave, di più, sono stupende. Intanto perché sono professioniste, intanto perché dicono la verità, intanto perché vi danno un responso vero e certo. Quindi se la risposta è negativa ve la danno così com'è, senza addolcire la pillola. E secondo poi, perché giustamente io sono uno, se io sono uno posso rispondere sempre a una chiamata e le altre 10.000 andrebbero perse. E quindi per voi che volete avere un consulto di cartomanzia vero, professionale e fatto da vere professioniste del settore, dovete chiamare subito in questo momento questi numeri qui e dovete chiedere come fare un consulto con Christian e con le sue cartomanti, cartomanti valide. Vi faccio un nome in particolare, in questo periodo è molto gettonata Greta. Greta è una valida cartomante, una tarologa che si occupa della lettura dei tarocchi. Poi c'è Tamara, che lei legge e va a spiegare quelle che sono le pettegole, le sibille. Poi abbiamo Emilio, che è un bravissimo astrologo e che si occupa anche di lettura di rune. Poi abbiamo Andrea. Andrea legge il papiro egiziano, quindi i tarocchi egiziani. Poi abbiamo Mia, la mia veramente superlativa compagna di viaggio. Perché dico questo? Perché Mia, l'avete ascoltata qualche tempo fa, è venuta a Palermo. Lei risponde da Milano, è venuta a Palermo perché voleva regalarvi una previsione a voi, voleva fare gli auguri al pubblico ed è venuta fino a qua, quindi Mia anche lei è molto gettonata. Questa settimana sul podio, ahimè, c'è stata Greta al primo posto,
Mia al secondo posto e al terzo posto, non perché vale meno degli altri, c'è stata Tamara. Quindi brave ragazze, un bacio a tutti i miei collaboratori che non li nomino tutto perché li dimentico effettivamente, perché sono non 10, non 15, sono 28 le persone al telefono e che si girano a turnazioni per dare risposte alle vostre domande, perché per noi voi siete importanti. E la vostra vita non è fatta di minuti, la vostra vita è fatta di anima. Ecco perché noi andiamo a dare un consulto ad ognuno di voi diverso, perché ognuno di voi ha un problema diverso, perché ognuno di voi ha una tematica e un bagaglio di vita diverso. Quindi ogni consulto non è mai uguale ad un altro. Io molto spesso mi sento dire da qualcuno che è scettico, per carità, io rispetto al mille per mille coloro che non credono alla cartomanzia. È giusto che sia così, il mondo è bello perché è vario. Qualcuno mi dice, Cristiano, ma che domande ti fanno, signori miei? Questa è una retorica che mi è andata a fare, sapete, perché non esiste una tipologia di domande. Le domande sono svariate e sono sempre diverse perché ogni essere umano ha problemi diversi. Detto questo, vi invito sempre a formulare questi numeri qua per chiedere come fare consulti con noi. Vi ricordo che i nostri codici costano 77 centesimi per la cartomanzia e solo 3 euro per il lotto. Ed è il lotto che ora vi parlo, perché settimana scorsa è stata una settimana strepitosa, dove le vincite non sono mancate, dove le vincite sono state veramente una miriade, ma a primo colpo cosa abbiamo vinto? Io sono molto arrabbiato, lo dico, e lo dico. Signori miei, mi capita spesso di sentire dire, ah, però tu al cellulare puoi regalare qualcosa, che mi capita di fare, anzi, mi capitava di fare, perché? Signori miei, non è possibile vincere di continuo e non avere la cortesia, magari il rispetto nei miei riguardi a mandarmi una foto. Io non vi chiedo il fax che lo pagate 2 euro e ricevito lì, no, io vi chiedo una foto su WhatsApp. WhatsApp ce l'hanno pure le nonnine a 90 anni, signori miei, perché le nonnine a 90 anni hanno riscoperto la vita grazie alle chat. Quindi non mi dite che non avete la possibilità di fare una foto e mandare la foto su WhatsApp senza firmarvi, perché per me sono prove. Signori miei, ho ricevuto 3.000 chiamate per questa previsione, 3.000, io ho ricevuto di foto 3, solo 3 persone mi hanno mandato la foto, 3 persone, e siccome io non amo fare cose finte, non faccio 20.000 fotocopie per dire hanno mandato 20.000 fax, no, me ne hanno mandati 3, ho avuto 3.000 chiamate. Ora signori miei, io non vi ho regalato 20.000 euro, ovvio, vi ho regalato a primo colpo un ambo secco che con un euro paga 250 euro, signori miei, ma una foto col cellulare e spedirla via messaggio, ma cosa vi costa? Ma veramente, ma siete veramente il massimo dell'eccezione e duri di comprendonio. Signori miei, io quando posso aiutare al cellulare lo faccio, non chiedetemi nulla, perché chi mi chiama al cellulare vuole un aiuto, una previsione regalata, vi chiude il telefono in faccia. Sapete perché? Questo è il mio spazio, qua siamo a casa mia e sono io che gestisco. E se io ricapisco che se qualcuno merita, queste persone meritano. A queste persone io ho regalato il consulto, perché queste persone sanno quanto è importante per me questo documento, perché 3.000 persone che hanno chiamato sono tante, signori miei, non sono pochi. E parliamo 3.000 persone in tutta la Sicilia. E qua io ho 3 foto. 3. Signori miei, veramente siete ridicoli. Siete ridicoli. È vero che voi pagate la telefonata per prendere la previsione e ve ne do atto. Signori miei, ma io non vi chiedo di fare un fax e pagarlo. Vi chiedo una foto. O su Facebook o su WhatsApp, una foto. Non mi interessa che voi vi postate. Avete paura che gli altri vedano che vincete? Bene, mandatemi tramite messaggio su WhatsApp. La pubblicherò io, ma io ho bisogno. Questi per me sono testimonianze, sono documenti importanti. Comunque, questo è l'ambo che a primo colpo abbiamo vinto. Leggi, inquadriamo. E lo avevate tutti, 55-59 su Venezia e Nazionale. 55-59 erano gli abbinamenti che io davo con quel maledetto 87, quell'87 che ha portato il sovvertibile sulla Nazionale. 55-59 è ovvio che è sortito e quindi è stato tolto. Questa era l'ambo, era veramente una previsione.
Io davo questa previsione, la previsione con 90, stop. Io non do 100.000 numeri. Andiamo avanti. Per testimoniare a quello che dico è verità, guardate qua, questa signora non aveva la possibilità di farsi gambe a solo e ha fatto lambo su quaterna. Signori miei, le ambate 55 e 59 che abbiamo vinto la doppia ambata e ambo secco e gli abbinamenti erano 78-87. Vedete, qua non parliamo di cazzate, qua non parliamo di cose inventate, no, qua parliamo di testimonianze vere. Qua ancora questa signora ha fatto su quaterna. E a queste persone dico grazie, a queste persone già ho omaggiato il consulto e a queste persone omaggerò la previsione che stasera darò e che non è che forte come questa, signori miei, di più. Perché? Intanto perché vogliamo bassi sulla nazionale, perché la nazionale è una ruota che è molto seguita, perché avete paura che magari la previsione che deve cadere su Bari cada sulla nazionale, perché è una ruota a sé. Io oggi vi dico e vi garantisco che noi vinciamo sulla nazionale, perché la nazionale ha un solo terno. Signori miei, chiamate adesso e vedete cosa sto offrendo. Stasera si gioca per un solo terno. Cosa vuol dire? Due ambate, un abbinamento, un solo terno e la quaterna classica che io mi aspetto deve uscire tutta secca e ha cambiato la ruota. E dopodiché basta, non ci sono 200 previsioni, non ce n'è 1000, c'è un terno, solo un terno che paga sulla nazionale. Qua parliamo di un terno certo, parliamo di una vincita più che vera, di una vincita che fra poche ore ci farà gridare di gioia. Io lunedì facevo come un pazzo, perché dicevo, signori miei, non fate terni, io vedo lambo, vinciamo lambo. Signori miei, abbiamo vinto lambo! Doppia ambata e ambo secco. Signori miei, da me non ci sono chiacchiere, perché non me ne frega niente. Da me quando non si vince, io vengo in diretta e dico non abbiamo vinto nessuno, non sono il mago Merlino, e quando non vinciamo nessuno io vi regalo la previsione in diretta TV. Ma siccome per fortuna da me succede poche volte che andiamo in bianco, la maggior parte si vince sempre, cosa voglio dire? Adesso chiama, perché saresti un pazzo a perderti questa previsione. Allora regia, io devo parlare ancora qualche minuto perché ho delle cose da dire, un paio di cose, poi passiamo alle mie telefonate. Io intanto devo parlarvi, ormai sapete tutti che da un po' di tempo io sono diventato un volontario di Anirbas. Anirbas è un'associazione di volontariato che si occupa di varie situazioni. In questo momento siamo molto occupati per il problema dei clochard a Palermo, i senza tetto, le persone che non hanno una casa, che non hanno nulla. Io dico sempre che un senza tetto è l'ultima persona al mondo e oggi mi rendo conto che un senza tetto aspetta la nostra visita. Io con l'associazione scendo a fare la ronda a Corbaleno, voi di tanto in tanto la domenica sera, tutte le domeniche sere vedrete un furgone, un pullman grigio con scritto ronda arcobaleno, dove ci siamo all'interno 9, 10, 12, 13 volontari e andiamo a distribuire per tutta Palermo, giriamo tutti i quartieri a portare un pasto caldo ai clochard, un pasto veramente caldo, perché noi offriamo un primo, un secondo, la frutta, un dolcetto, succo di frutta, ma soprattutto tè caldo e latte caldo. Ieri è stata giornata di ronda per quanto mi riguarda, è stato il mio turno, è stata molto emozionante perché ogni qualvolta c'è la ronda e non è soltanto quando ne scendiamo in campo a portare il cibo ai nostri fratelli meno fortunati, è il prima, la preparazione, perché noi non diamo solo cibo. Noi ieri abbiamo regalato tantissime coperte, tantissimi giubbotti, tantissime scarpe, tantissimi pantaloni, perché purtroppo un clochard ha bisogno di questo. Io da un bel po' di tempo vi dico aiutatemi ad aiutare, non vi chiedo soldi, non vi chiedo la luna, vi chiedo avete una coperta vecchia, bucata, che non usate più, non buttatela, mettetela da parte, verremo noi a ritirarla o verrete voi in associazione per vedere quello che noi facciamo e la doniamo. Avete dei pantaloni di 10 anni fa che non sono più di moda? Bene, vanno bene uguali, sapete perché? Un clochard non guarda se è un abito di moda, ma guarda se lo terrà caldo. Ieri abbiamo trovato molte persone veramente in situazioni critiche
Qualcuno è stato portato anche in case chiuse perché c'era troppo freddo. Abbiamo distribuito tantissimi pasti, ma loro a noi hanno regalato tantissimi sorrisi. Io mi rendo conto che non siamo noi ad essere d'aiuto a loro, no, signori miei. Sono loro che sono d'aiuto a noi, perché quel grazie, per come lo dicono loro, con il cuore vero e quel sorriso, a me mi porta a casa tanta stanchezza, ma tanta gioia. Sapete perché? Io grazie a questa associazione apprezzo molto di più il quotidiano e anche nei problemi che la vita ci dà riesco a superarli con un pizzico di ironia. Aiutiamo queste persone, aiutatemi ad aiutare. Come vi dico sempre, non chiudete gli occhi, allargate le braccia. Regia, passiamo alla mia prima amica. Pronto? Ciao, è il tuo nome? Pronto? Ciao tesoro, ascoltami, abbassa l'audio televisivo e ascoltami dalla cornetta telefonica, va bene? Sì, va bene. Mi dai la data? Chi sei? Sono Eugenia, 3877. Tesoro, da dove mi chiami? Palermo. Qual è la domanda che rivolgiamo agli archetipi? Io la prossima settimana ho un'udienza, volevo sapere come andava. Andiamo a vedere se va in senso positivo o negativo. Benissimo, ti chiedo di concentrarti su questa domanda e vediamo i miei tarocchi che risposta ti danno. È la prima volta che mi segui, Eugenia? Sì. Perfetto, sono contentissimo. Insomma, quest'udienza è stata rinviata in passato? Sì, sì. Due volte? No, una. Allora verrà rinviata. Perché a me mi esce due rinvii e poi mi esce il senso positivo, quindi carta di fortuna. Ma quest'udienza, tu devi ricevere qualcosa, qualche soddisfazione? Sì. Un risarcimento, qualcosa tipo di denaro, qualcosa che potrebbe riguardare un lavoro. Dovrei trasferirmi per lavoro. Perfetto. Per caso hai chiesto trasferimento e questo trasferimento non te lo hanno accettato? No. No cosa? No, che non me l'hanno accettato. Quindi ho ragione, le carte dicono il vero. Tu indossi un camice o una divisa sul lavoro? O hai un senso di responsabilità? Dovrei aiutare in una pasticceria. Quindi un camice? Sì. Allora tesoro, io ti dico, questa udienza andrà a tuo favore. Queste carte mi dicono ci sarà un po' di attesa, quindi non è una cosa che vai a sbrigare adesso. Possibilmente verrà rinviata, ma alla fine tu hai il 4 di bastoni con l'asso di bastoni accanto, hai carta di fortuna. Però mi devi togliere una curiosità, perché sei preoccupata? È come se tu avessi preoccupazione verso una persona. Sì, verso i miei figli. Ma una in particolare? No, tutte e tre. Tutti e tre? Perché sono in fase di separazione. Tu? Sì. Tu in questo momento... Non mi vogliono dare in affidamento i bambini per partire. Infatti mi esce la paura. Guarda questa carta. Allora, tu almeno 3 anni che vuoi fuggire. Tu sono almeno 3 anni che vuoi fuggire. Sì, come se è vero. Tu hai bisogno di disintossicarti. Se a un certo punto hai vissuto tremando, hai avuto un periodo della tua vita. Allora, partiamo dal presupposto che sono almeno 10 anni di lacrime. 10 anni di sofferenza. Gli ultimi 3-4 anni sono stati forse i peggiori, ma allo stesso modo è come se tu sei rinata come la Fenice, dalle tue stesse ceneri. Hai dovuto pagare un pegno per questa libertà e ancora ora lo stai pagando questo pegno. Però queste carte mi dicono, vai avanti, qualcuno cercherà di farti preoccupare mentalmente, possibilmente anche dal lato tuo. Cercheranno di confonderti, di farti capire che forse da sola non ce la fai. In realtà tu ce la farai, vai avanti per la tua strada e tu riuscirai a sconfiggere questo nemico. Quest'udienza andrà bene, tesoro, ma non devi mollare, Eugenia.
Ho capito. Non devi mollare, perché io vedo dalle carte situazioni di timore, come se a volte tu ti fermi a pensare di lì e dici forse sto facendo una cazzata. No, vai sempre avanti. Chiudi questo libro della tua vita e riscrivine uno nuovo. Perché anche per te la gioia e la felicità esiste e lo meriti. Mm-hmm. Va bene, tesoro. Va bene. Io ti faccio... un'altra cosa, siccome io aspetto dei soldi, un risarcimento. Ma questi soldi sono inerenti a quest'udienza? No, no. Non c'entra nulla. Non c'entra nulla. È un risarcimento per parte di mio padre. Ma da tanto l'aspetti? Sì, sì. Ma non sei sola ad aspettare questi soldi, o sbaglio? No, no, tutta la famiglia. Perfetto. Mia madre, le mie sorelle e mio fratello. Può essere che mi sbaglio, te so. Ma non è che tuo papà non c'è più? Ha ragione. Ma tuo papà non c'è più perché... per errore umano? Sì. Perché ti dico questo? Perché a me mi esce questa causa contro qualcuno con camice bianco. Sì. Quindi potrebbe essere un ospedale, qualcosa. Sì, sì. Guarda, adesso arriverà questo risarcimento. Forse già doveva arrivare. A mio avviso questi soldi dovevano già arrivare. Sì, è vero. Stanno ritardando, diciamo che avevano... come si dice a Palermo, voi non stupidiare, hai capito? Sì, ma voi la causa, da quello che vedo io, non so se già avete la risposta, ma per me voi l'avete vinta la causa. Sì, sì, questo lo sappiamo, però volevo sapere se arrivavano più presto. Arrivano, arrivano, già stanno ritardando, ma arrivano. Ti faccio i miei auguri e ti auguro veramente che il tuo cammino possa essere un po' migliore di quello che è stato. Un bacione, auguri. Ok, grazie. Grazie a te per avermi scelto. Signori miei, vedete, le storie che si sentono sono sempre diverse, sono tante, e ognuno col suo dolore, e ogni dolore va rispettato così com'è. Allora, io devo passare da un argomento triste, purtroppo, a un argomento allegro. Voglio fare una bella comunicazione. Intanto devo salutare i miei amici. Un bacione a Flavia, a Giovanna, un bacione a Salvo, un bacio a Concetti, a Giuseppe, un bacio a Marianna, un bacione a Cetti, allo zio Gianni che mi sta seguendo in questo momento, un bacione. Poi devo salutare la mia amica Rossella, la mia amica Emanuela che mi segue dalla Val d'Aosta, la mia amica Titina e a suo marito Salvo. Voglio informare il mio pubblico che io sabato, Cristian, giovedì 4 febbraio, sarà ospite presso il ristorante pizzeria Papyrus al Papiretto, ubicato a Palermo, in piazza Papiretto numero 15. Sarò lì per intrattenervi in una serata esoterica. Perché esoterica? Intanto perché Cristian, a tutti coloro che interverranno, che verranno a mangiare in mia compagnia, in questa bellissima location, dove tra piatti buonissimi e bella gente passeremo questa serata all'insegna della cartomanzia. Perché? Intanto io omaggerò a tutti coloro che interverranno, che verranno il 4 febbraio, previo appuntamento ovviamente, quindi previa prenotazione, omaggerò un consulto di cartomanzia completamente gratuita. Con me ci sarà Mia, che vi arriva da Milano e sarà con me nel nostro privé a fare interno personale sulla vostra data. Quindi voi venite, mangiate. Ci saranno due menù, menù pizza a 15 euro, menù pasta a 16 euro. Voi mangiate il vostro menù buonissimo, perché io prima di fare questa serata e accettarla ho mangiato in questo posto, perché vi garantisco che se si mangia male non avrei mai accettato. Si mangia non bene, benissimo, dico sempre, si mangia bene, si spende poco. Io vi regalo il mio consulto. In più potete farmi tutte le vostre domande per quanto riguarda l'esoterismo. Volete sapere a cosa servono le candele, le erbe? Cos'è la candelora? Volete parlare di candomblé, di oshalà, degli exu? Bene, io risponderò a queste e ad altre domande che voi vorrete. Voi venite, mangiate durante la serata, io farò i consulti
e parleremo di quello che volete. Vi aspetto numerosi al ristorante pizzeria Papyrus al Papiretto. Cercateli su Facebook o chiamate questi numeri per prenotare giovedì 4 febbraio per stare insieme esotericamente. Pronto? Pronto. Ciao, il tuo nome? Concetta. Ciao Concetta, da dove chiami? Da Ragusa. Mi dai la data, Concetta? 31366. Concetta, cosa posso fare per te? Io volevo chiedere per quanto riguarda un problema legale, come andrà questo problema legale? Avete una causa in corso? Sì. Perfetto. Sì. Allora, Concetta, io vado a mescolare i tarocchi per te e vediamo che cosa ci rispondono. Ti chiedo di concentrarti sulla domanda e io cercherò tramite le mie energie di darti una risposta più eloquente possibile, va bene? Sì, grazie. Grazie a te per avermi scelto. Prima volta che mi segui, Concetta? No. Ti piacciono? No, da tanto tempo che ti seguo, ti guardo sempre. Grazie, bontà tua. Ti piacciono le mie trasmissioni? Sì, sì. Gli argomenti che tratto ti piacciono? Sì, tantissimo. E noi ci siamo sentiti anche in privato. Hai chiamato i miei codici? Sì, sì. Ti sei trovata con te? Ti sei trovata bene in privato? Sì, moltissimo. Sì, sì. Insomma, questa causa non è solo per te, ci sono altre persone che hanno la stessa causa, tesoro? Sì. Ma un'altra sì. Donna? Sì. Sì. E che cavolo, 2 su 2? Allora, tesoro, intanto mi escono le carte un po' particolari. Se tu mi conosci sai che mi piace essere molto schietto e diretto. Questa causa riguarda una donna, un problema di una donna. Perché sempre riguardante la donna tu piangi? È come se pensi a una donna ma che non c'è più. Una donna che non è più in questo mondo, non che non c'è più, perché anche chi se n'è andato fa parte sempre del nostro mondo, ma in una dimensione parallela. Ci siamo? Però non è più presente. No. Ma è la mamma. Sì. Io non vorrei sbagliarmi. Siccome la situazione di prima era un signore, qua è la mamma, ma la mamma è morta anche per errore umano. Sì. Sì. Cioè io sono scioccato. Due chiamate, un uomo e una donna con lo stesso problema, in Sicilia tutti e due. Signori miei, io sono basito. Sì. Hai rabbia, ma sì. Non solo tu, anche l'altra donna della tua famiglia. Sì. Hai una sorella? Sì. Avete troppo rabbia, tesoro? Allora, voi è come se fosse morte con mamma? La rabbia vi attanaglia, non vi permette di vedere la luce, non vi permette di stare bene. C'è la carta del carro che mi dà il movimento. Ma avete cambiato avvocato? Subito l'abbiamo cambiato. Dimmi una cosa, tesoro. Uno dei due avvocati, se non entrambi, sono da fuori la Sicilia, perché a me mi esce che si sorpassa il mare. Sì, sì. Può essere Calabria, Roma, cos'è? Tutti e due. Di dove? Del nord. Del nord. Perché mi esce uno dei legali o entrambi da fuori la Sicilia. Sì. A un certo punto avete dubitato voi di questi due legali. A un certo punto è come se avete detto, sì. Ma si stanno muovendo. Sì, bravo. Perché è come se voi avete avuto una sconfitta. Intanto quello che io vedo, due udienze diverse, ma che hanno lo stesso argomento. Sì. Non so se mi spiego, Sì, la prima è stata la sconfitta. Ma la prima è stata persa. Sì. Cioè voi l'avete persa la prima udienza. Sì. Questa udienza non la perdete. Io non so se avete già parlato con i vostri legali. Ma già per i vostri legali la vittoria a casa. Ci sarà una condanna, ma non quella che voi volete, perché a me da queste carte mi dicono che la vostra rabbia non è che voi volete un risarcimento, non me ne frega nulla. Voi volete
ragione. Ben detto. E purtroppo, qua, nello stato dove noi siamo, quello che tu vuoi non ci sarà al 100%, ma condanna ci sarà, tesoro. Tu vivi questa cosa come se te l'hanno rubata la mamma. Sì. Sì, quasi, beh, come se dici, Cristian, non ho avuto il tempo di dirgli ciao. Sì, vero. Perché mi allontano, ritorno e non c'era già più. E non me l'aspettavate. Queste... Non c'era... Sì, sì, sei bravissimo. Grazie, tesoro. Allora, intanto vi dico, come ti dicevo prima, ma ve lo dico a entrambi. Chi non è più su questa terra, io ho perso un genitore e so cosa vuol dire, chi non è più su questa terra non vuol dire che è assente con noi, è semplicemente passato in una dimensione parallela, dove noi non possiamo sapere cosa c'è, ma che sicuramente si sta meglio di qua. E loro hanno il potere di sapere quello che facciamo noi. Tu, mamma, la devi sentire qua nel tuo cuore e devi sorridere, perché io dalle carte vedo lacrime. Tu sei morta con lei e non va bene. Mamma non riposa. Fino a quando voi avrete un atteggiamento così, mamma non andrà a riposare. Vi prego, a te e a tua sorella, ve lo dico col cuore, come un fratello, perché io ho perso un genitore e so che è un dolore enorme, grande. Ritornate a vivere. Mamma andrà a riposare dentro la luce. Andrà bene. Ma non è facile. Non è facile, lo so, l'ho vissuta, ma non è impossibile. Non è facile perché pensare che ma possa per negligenza. Concetta, non ti fai una ragione. Concetta, lo so, l'ho vissuta. Ecco perché ti dico, posso capire quello che si prova, la rabbia, la delusione, la malinconia. Sono tanti i sentimenti che si provano. Proprio perché l'ho vissuta prima forse, molto prima, ti dico che si può superare. Io a distanza di 20 anni ho la persona che è andata via nel cuore e la sento vicina, sempre. Perché loro scompariranno veramente quando noi li dimenticheremo. Quindi promettimi, come un fratello te lo chiedo, con il cuore in mano, promettimi che da domani io e tua sorella dobbiamo ritornare a sorridere per mamma. Concetta, fatelo, perché non gli darete mai la luce a sta signora. Va bene? Va bene, Cristiana. Cristiana, allora io volevo sapere, nel senso, vedrai una vittoria su questa. C'è una vittoria con gli occhi chiusi. Per me già per i legali la vittoria a casa, tesoro. Va bene? Anche gli avvocati, tu vedi che sono... Sono in gamba. Purtroppo c'è stata qualcosa, ti faccio un esempio, tu per vincere questa causa avevi bisogno di questa carta, per esempio precisamente questa carta è scomparsa, cioè rendo l'idea. Ok. Sì, sì. Auguri, auguri, auguri. Grazie. Buonanotte, buonanotte. Grazie a te. Regia, non possiamo chiamare in questo momento. Allora, scusate se io passo da un argomento all'altro, ma è doveroso verso tutto il pubblico. Vi ricordo che giovedì 4 febbraio saremo insieme per una serata esoterica. Chiamate e prenotate o andate su Facebook o sul loro sito internet Papyrus al Papiretto Ristorante Pizzeria. Prenotate, perché più siamo e meglio è. Regia, io mi assento per un minuto per bere un goccio d'acqua. Chiamate qua e vinciamo sulla nazionale. A fra poco. Veri intanto nuovamente in diretta. Vi ringrazio tantissimo, ma veramente tantissimo, da parte mia e da parte di tutte le mie cartomanti, perché stanno arrivando tantissime chiamate per questo vincita sulla nazionale. Perché? Perché io vi ho regalato un ambo secco da poco, abbiamo vinto la doppia ambata, un altro ambo, il giornale Cronaca Vera vi ha dato 2 volte il terno. Bene, adesso vinciamo il terno secco. 2 ambate, un solo abbinamento, solo 3 numeri per vincere subito. Parliamo di un terno secco. Vinciamo grandi.
coltello sulla nazionale, vinciamo tantissimo. Vi ricordo che giocando un solo euro la vincita è di 4.500 euro, che non fanno schifo a tutti. Ai miei pensionati, alle mie nonnine, non fanno schifo, perché molto spesso c'è stata la signora che mi ha mandato questa cedolina che ha vinto 250 euro, mi ha fatto venire la pelle d'oca perché mi ha detto: Christian, io ho un nipotino di 5 anni e prendo una pensione di 300 euro. E ogni qualvolta mi chiedeva qualcosa dovevo dire no. Io con questa vincita mi sono ripromessa di fare un regalo grande al mio nipotino, che non avrei potuto farlo altrimenti. E quando mi dicono queste parole, credetemi signori miei, a parte che io mi emoziono tantissimo, perché io so che la mia Sicilia ha bisogno di aiuto. Noi rincorriamo il dio moneta, rincorriamo i soldi. Una volta eravamo noi che comandavamo loro, oggi sono loro che comandano noi. E quindi c'è tanto bisogno di denaro. Non chiediamo la ricchezza, perché quella ci farebbe male, veramente. Vediamo alle persone potenti quanti problemi hanno. Chiediamo la sopravvivenza, la provvidenza, il giusto per noi e per le nostre famiglie. E quindi io vi aiuto con questo terno sulla nazionale, che fra poche ore lo vinciamo, che sia secco, che sia a tutte le ruote, noi lo vinciamo. Io lo vinco, i miei lo vincono, i fedeli lo vincono, manchi solo tu che sei scettico. Chiama adesso a questi numeri e chiedi come vincere fra poche ore, perché non parliamo di 10 ambate e 10 abbinamenti, no. Due ambate in abbinamento, solo tre numeri, che formano un terno, certo, che paga sulla nazionale. Vinciamo sulla nazionale, paghiamo e roviniamo la lottomatica con questo terno. Quindi, signori miei, giochiamolo con fede, vinciamolo con gioia. Pronto? Ciao, sono Lorena. Ciao Lorena, da dove chiami? Da Palermo. Ben entrata in diretta, Lorena. Mi dai la tua data? Io, scusami Lorena, devo salutare un gruppo di ascolto che mi chiede, che mi cerca da Scordia, che mi segue da tantissimo tempo. Io verrò presto a Scordia ad incontrarvi tutti e alle persone che mi hanno cercato in tantissimi da Scordia, perché c'ho veramente tantissima gente che mi chiama e mi chiede il consulto, e io non sono stato presente ultimamente per problemi di consulta allo studio, emittente, televisioni, varie situazioni, e domani mi trovate collegato tutto il giorno. E io devo mandare un grosso saluto alla mia amica Lea che mi chiama, che mi segue da Enna. Un bacio, e adesso sono tuo Lorena, dammi la data. 18-10-87. Tesoro, cosa posso fare per te? Non è stato per tuo amore. C'è lui? No, no. Quindi sei sola. Allora, vediamo le carte cosa ci dicono. Comunque ti volevo fare complimenti perché sei una persona veramente umile. Abbassa l'audio televisivo. Abbassa la TV e ascoltami dal telefono, altrimenti non possiamo interloquire. Va bene? Sì, complimenti, okay. Complimenti, sei speciale. Grazie tesoro. Quando mi dite questo è perché qualcosa di mio arriva a voi, perché io uso questo mezzo televisivo per far arrivare quello che è il mio pensiero, il mio modo di vivere. Cerco sei di essere. Vero, sei vero. Grazie tesoro, grazie. Ti ringrazio col cuore veramente, grazie per avermi scelto. Allora, vediamo cosa ci dicono le carte. Sì. Tesoro, sicuro non hai un pensierino verso un passato? Sì, diciamo di sì. Perché la prima carta mi dà proprio il tuo pensiero verso il passato. Mi però la tua è stata una vita fatta di scalini, eh? Sì, sì. Sali e scendi continui. Allora tesoro, diciamo che tu sei all'uscita del periodo negativo. Ti do una bella notizia e una cattiva notizia. La bella notizia è che un amore nuovo per te c'è. Potrebbe essere una persona però non celibe, potrebbe essere una persona separata o comunque con un matrimonio alle spalle o una convivenza alle spalle. La cosa negativa è che c'è un passato che ritorna. Perché dico questo? Questo passato a te ti ha dato lacrime, sofferenza, anche se ogni tanto nel tuo cuore c'è uno spazio di malinconia per lui. Ci siamo? Sì,
Quindi non ho capito, vedi un ritorno da parte di lui? Vedo un passato che ritorna, ma vedo come un tono ilaria. Ci siamo? E una persona nuova. La persona nuova potrebbe essere la luce nella tua vita. Il passato per me andrebbe chiuso. Perché ti dico questo? Intanto perché sono state pochissime le gioie e tantissimi dolori. Sì. E poi perché non è stata vera al 100% con te. A vera al 100%? Non è stata vera nei tuoi riguardi. Sì, lo so. È come se tu hai scoperto delle amare verità. Sì, bravo. Che ti hanno fatto un pochettino scuotere. Sì, per un sì. periodo della tua vita sei stata bloccata verso questa persona. Oggi è come se tu ti fossi disintossicata, anche se ancora c'è spazio nel tuo cuore per questo pensiero passato. Questo passato ritornerà nella tua vita. Quindi lui si rifarà vivo. Si rifarà vivo. Ma io ti auguro che tu possa avere la forza di dire no. Hai un bel futuro davanti a te, ma il treno passa una volta soltanto. E io vorrei che tu su quel treno ci salissi, perché te lo meriti. Ti posso dare i dati del mio ex? Dammi i dati del tuo ex. 31 marzo 83. Tesoro, c'è stata la famiglia che si è messa in mezzo? Bravissima, sì, sì. La mamma in particolare? Sì, bravo. Allora, tesoro, o attumuli la mamma e tu sei felice, o tu con questo ragazzo non avrai vita. Perché? Perché qua ci sono troppe situazioni che non vanno, troppe maschere di falsità. Anche tu puoi dire, Christian, io pensavo di essere voluta bene. Io ti dico che in realtà non hanno mai accettato questa relazione. E lui come soggetto si lascia trascinare. Sì, ci siamo? Sì. I dasomatici conta tutto. Sì. So. Ma avevi dei sentimenti da parte? Sì, però è succube. Adesso parliamo di chiaro, non hai bisogno di un piccerillo, hai bisogno di un mascolo. E cari mascolo non c'è niente. Lo so, hai ragione. Vito, picchiateci appena le minifutte, aspettiamo questa novità. Perché questa novità a te ti può dare la luce. Guarda che c'è qua. C'è l'incontro nuovo, guarda cosa mi dà. Allora, vedi la coppia? Uh-huh. Vedi la coppia? La benedizione, vedi il sole? Il sole entra a casa tua, tu hai avuto una stella bruttissima in amore, sempre. Bravo. Stavolta potresti avere il sole che illumina il tuo cuore, ma sali su quel treno. È quindi come se tu a sto minuto avessi scegliere una 500 e una Ferrari, e tu sei fissata con la 500. Sì, è vero, è vero. Vito, io non ti conosco, ma se ti conoscessi tu vai sa facci tanta. Vai avanti, ricomincia, vedi tu. Va bene. Va, però dici che si fa di nuovo sentire. Tu la soddisfazione te la prendi perché ti viene a chiancere, ma tu c'è qui la puoi tanta facci. Ripeto, non vale niente. Chi sono Tony Ilaria, non una gioia. Va bene? Sei troppo bravo. Ti voglio bene, forse anch'io, non mi conosco. Anch'io tesoro, auguri. Ciao, bacione, ciao. Signori miei, impariamo ad amare noi stessi e a rispettare noi stessi, perché gli altri, se non ci rispettiamo noi stessi, non lo faranno nemmeno. Ora, se abbiamo amore da dare, non pensiamo che non possiamo essere felici, perché sarebbe un errore. Noi variamo tanto, a volte dobbiamo guardarci dentro per capirlo. La vita, signori miei, è una cosa meravigliosa. Non ce la lasciamo bruciare da qualcuno che non vale il nostro tempo. Perché dico questo? Come la ragazza che ha appena chiuso, come tante ragazze e tanti ragazzi vanno dietro all'aria, quindi a nulla, perché l'aria non si può acchiappare. Signori miei, a volte l'amore l'abbiamo accanto e non ce ne rendiamo conto. Tutti possiamo essere felici, basta solo volerlo. Ricordiamoci, chiudiamo
e buttiamo le cose che non servono, cerchiamo di circondarci di qualcosa di veramente bello. E questo messaggio lo rivolgo anche a tutti i pessimisti, che ce n'è tantissimi. Io mi sento dire tante volte: mi fai le carte sul lavoro, anche se so che non lo troverò mai. Già partiamo male, signori miei. Dobbiamo vedere il sole anche attraverso la pioggia. Più pensate negativo e più male vi andranno le cose. Cercate di pensare positivo, molto positivo. Svegliatevi al mattino con il sole dentro di voi e vedrete che le cose incominceranno a cambiare. Magari per qualche pensiero negativo uno spicchietto d'aglio nella nostra borsetta e tre belle pennole le mene fotto. Pronto? Pronto, buonasera Cristian. Ciao tesoro, il tuo nome? Angela. Ciao Angela, da dove mi chiami? Da Palermo. Mi dai la data, Angela? Io ho 23, 6 e 67. Perfetto. Angela, cosa vuoi chiedere alle mie carte? Io voglio sapere in amore, ti volevo dare una data di lui perché volevo capire, siamo lontani, il suo comportamento nei miei confronti. Siete lontani in maniera geografica? Cioè lui vive in un'altra città? O siete lontani da te? No, no, è a Palermo, solo che perfetto. Si è allontanato che non ho capito il motivo. Ok, perfetto, dammi la data di questo uomo, Angela. Allora, 4/10/71. Io devo mandare un grosso bacio al mio collega Orazio, che so che da poco mi ha mandato dei bei saluti, li ho apprezzati tantissimo. Un bacione. Allora, Angela, io vado a fare le carte per te e vado a vedere se è un aborto prematuro o meno. Va bene? Meno male, ti ho strappato un sorriso, visto le lacrime che fanno. La tua data porta lacrime di continuo da almeno 2 anni, figlia mia. Sì, lo so, hai ragione. C'è un motivo però, eh? Un motivo importante. Non è cattivo. Però attorno a voi ci sono molti nemici, Angela. Lo so, Cristo, che devo fare? Ma i nemici sono dentro casa sua. Casa mia? Casa sua. Ah, casa sua. Allora, questa non è una storia finita. Però lui deve risolvere grossi problemi. Lui? Sì. Lui è come se avesse sulle spalle un peso più grande di lui. Ci siamo? Queste carte mi dicono è come se lui in questo momento fosse colui che si occupa di tutto, delle persone che lo circondano. Quasi come se lui oggi fosse stanco perché non deve pensare soltanto a se stesso ma anche ad altri componenti. Ci siamo? Sì, è vero. Sei bravo. Come se dentro casa sua, su minuto, upana caso, poi taiddu. Sì. Perfetto. Queste carte mi dicono lui è stanco. È stanco perché vorrebbe vivere come tutti i giovani, in maniera spensierata, invece non se lo può permettere. Perché mentre gli altri pensano di andarsi a divertire a svagare, lui quelle 10 euro li risparmia perché magari suo padre o sua madre hanno bisogno di aiuto. Ci siamo, Angela. Ma il padre non ce l'ha. Ti va per dire, era un esempio. Hanno bisogno di aiuto di lui. Queste carte mi dicono. Lui scarica su di te le sue frustrazioni. Ma Cristian, lui si è allontanato perché... Ma non è la prima volta, non è la prima volta che lui si allontana, Angela. Però diciamo che una cosa non è cominciata e nemmeno finita come dici te. E non finirà mai, sai perché? Perché voi vi amate. Fratello lui c'è una... Sì, ma se lui non si comporta bene, scusami, posso amare una persona. No, tu lo ami intanto. Intanto partiamo dal presupposto. Sì, ma non è successo niente. Però partiamo dal presupposto che tu sei persa. Io ti posso buttare un bel gesto minutolato, non lo guardi perché tu sei persa. Punto. Ma non ho capito niente, Cristiani, perché mi ha lasciato in sospesa. Te so. Perché diciamo che lì sono stata io a troncare un po' la cosa. Ma per il suo comportamento. Tu l'hai troncato perché volevi scuoterlo un poco. Per fargli capire che ti stavi stancando, perché tu lo hai sempre amato.
Lui a non te ti c'è ama. stato mai niente tra Lo noi. vedo, lo vedo. Lui a te è molto legato, prova qualcosa di molto forte, però in questo momento è come se lui deve risolvere i suoi problemi. Voi avete avuto Sì, ma comunque sai delle cosa è successo, discussioni. Cristian, di questa settimana? Ci siamo incrociati faccia a faccia, ma io non l'ho salutato per il suo comportamento sbagliato che ha avuto nei miei confronti. Tesoro, e penso che hai fatto bene, vuol dire che sei una donna di carattere, perché è giusto Sì. che se ti manca di rispetto, comunque tu devi prendere posizione. Però questo Però l'ho qua. visto un po' che ti è rimasto male. Sai perché? Perché lui ti dà per scontato. Lui pensa che tu Sì. ci sei sempre e comunque. Forse perché in passato hai fatto questo errore. Per me Non lo non è so finita sta perché. storia, anzi, per me sta storia deve proprio iniziare ancora. E Sì, perché inizierà non. se tu Diciamo che avrai. è una cosa. Ci dici? Se tu avrai pazienza, questa storia inizierà. Con questo non ti dico che sarà una strada in discesa e semplice da proseguire. Sarà dolorosa, inghiotterai dei bocconi amari. Alla fine, se Ah, tu sì. avrai pazienza, questa coppia unita e tu avrai la liberazione. In questo momento il suo pensiero è con la sua famiglia, non perché lui ha una cattiva Ha una famiglia. Ecco. figlia, Cristian, è vero. No, perché lui ha una cattiva famiglia, ma perché lui ha delle grosse responsabilità. Abbiamo finito, regia? Allora, guarda queste due carte, vedi la liberazione, vedi la famiglia riunita. Sì. In questo momento il suo pensiero è per la sua famiglia. Nel momento in cui risolverà queste situazioni, tu vedrai che andrà molto meglio. Va bene, Angela? Devo Ho lasciarti capito, ma perché sarà presto questo, c'è Cristian, da attendere un oppure? poco, non è velocissimo, c'è da Non so. attendere. Ti devo Ma io devo salutare. aspettare a lui che si decida. Quando vuoi, chiama e fatti fare un consulto completo. Devo salutarti. Regia, devo Grazie. salutare? Ciao. Purtroppo il tempo è tiranno, signori miei. Vi chiedo scusa quando vi devo chiudere e tagliare le chiamate, ma purtroppo un'ora di diretta è poca. Vorrei stare veramente tante ore per aiutarvi. Allora, quello che mi urge da dirvi, aiutatemi ad aiutare Anerbas. Portatemi qualsiasi cosa, un pacco di pasta, una coperta vecchia, un giubbotto, una bottiglia di salso, zucchero, quello che volete, donatelo. Chiamatemi qua o andate su Facebook cercando l'associazione Anirbas o anirbas.org. Allora, vi ricordo che io giovedì 4 febbraio sarò ospite presso il ristorante pizzeria Papiro al Papireto, ubicato a Palermo in piazza Papireto numero 15, a 2 passi dalla cattedrale e a 2 passi dall'Accademia delle Belle Arti. Vi aspetto numerosi con un menù da 15 euro per quanto riguarda la pizza, da 16 euro per quanto riguarda la pasta. Avrete in omaggio un consulto gratuito completo fatto da me, una previsione lotto fatta da la mia migliore, più grande assistente. Vi aspetto numerosi il 4 di febbraio presso il ristorante Papyrus. Cosa dire? Grazie per avermi seguito, grazie per avermi ascoltato, spero sia stata un'ora di vostro gradimento, soprattutto di verità, perché è questo che voglio trasmettere a voi. Chiamate per vincere sulla nazionale, perché fra poche ore andiamo a vincere sulla nazionale il Terno Secco. Come dico ormai da 15 anni, un bacio a tutti coloro che mi amano e un abbraccio dal profondo del mio cuore a tutti coloro che mi detestano. La vita è una cosa meravigliosa, signori miei, che Dio vi benedica e che la Dea bendata vi baci. Alla prossima!